Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video dal titolo Perché gli agenti immobiliari vengono bocciati all'esame. Allora, sono stato costretto da molti di voi, tra alcuni tra i 3.000 agenti che seguono la mia formazione attraverso masterclass, videocorsi, percorsi, mentorship, eccetera, mi hanno detto, guarda Simone, è una tragedia. È una tragedia perché ci sono tantissime persone che vengono bocciate all'esame. Ho voluto fare un approfondimento qualche mese fa e ho parlato con alcune persone che sono all'interno di alcune associazioni di categoria nel nostro settore. E mi fanno un esempio di un'ultima commissione dove su 127 iscritti e ne sono stati promossi 42-43, per cui 80 rotti sono stati bocciati. Il tema di essere bocciati all'esame è un tema molto importante. In prima battuta, perché in qualche maniera il prossimo esame, tu in base alla commissione quando nuovamente si riunisce, potresti averlo, per esempio come a Bologna, tra 8 mesi. Per cui tu per 8 mesi cosa fai? In seconda battuta, perché ovviamente ci sono anche, comporta nuovamente rimettersi a studiare, perché magari in parte l'avevi già fatto anche se in maniera non corretta, e quindi altro tempo da dedicare, le ansie che ci vanno dietro, e anche magari stai slavoricchiando in giro, anche se non dovresti, e di conseguenza che cosa succede? Che sei sempre un po' limitato. Tu sai benissimo che se non sei abilitato ti possono fare una sanzione fino a 50.000 e c'è anche il penale. Per cui non è più uno scherzo, ragazzi. Per cui in qualche maniera, e quello che è diventato un po' la mia missione qualche mese fa, è trovare un modo, un sistema per aumentare drasticamente le possibilità che tu, aspirante agente, venga promosso al primo giro all'esame. Per cui quello che ho fatto lo vedremo dopo, ed è una soluzione veramente interessante, ma in prima battuta vi dico quali sono i motivi principali per cui gli agenti vengono bocciati. Il primo motivo è che non hanno tempo di studiare. Non hanno tempo, per cui sapete come funziona, c'è un obbligo di frequenza, dipende dalla Camera di Commercio, alcuni ci sono 220 ore di 200 ore dove bisogna presenziare, ascoltare, vedere, dove c'è un obbligo di frequenza dell'80%. Per cui è chiaro, tu vai lì e ascolti la lezione, ma non stai studiando, stai ascoltando la lezione. E dopodiché magari stai lavorando, per cui ci vai alla sera, 4 sere su 6, su 5, alla settimana, e poi dopo dovresti studiare e ripassare. Problema che se stai anche lavorando diventa un problema, anche solo se ci vai al pomeriggio diventa comunque un problema. Per cui il tema non ho tempo fa sì che arrivi impreparato al giorno dell'esame. Secondo tema è che la gente non sa più studiare. Ma non sa più studiare perché magari è 10 anni che non prende più in mano un libro. Apro e chiudo la parentesi sul fatto che secondo me non ci hanno mai insegnato a studiare, perché se studiare pensiamo a prendere un libro, lo sottolineo, faccio un riassunto e studio quello, secondo me quello non è studiare. E se questo è il vostro metodo per studiare qualcosa come, mi ricordo, 1200 pagine è il manuale di agente immobiliare, vi faccio un bocca al lupo perché vi serve due cervelli, tre cervelli, ok? E vi serve anche tanto tempo per immagazzinare a memoria tutte quelle informazioni. Per cui la gente non ha più un metodo di studio oppure non l'ha mai avuto. Ok? E diventa molto, molto problematico semplicemente perché gli argomenti da studiare sono tanti e per molti nuovi. Ho parlato con della gente che ha fatto il classico e si trova a studiare estimo. Secondo voi qual è la reazione? Cioè tipo la mucca quando passa il treno. Cioè non sa neanche di che cosa stiamo parlando. Per cui capite che non ho tempo di studiare, non so come studiare 1000 rotti pagine, devo imparare argomenti di cui non ho mai sentito parlare, ci aggiungiamo un po' di ansia e il mix perfetto per essere bocciati nel 70-80% dei casi. Ok? Che più o meno si sta parlando di questo. Quindi, in qualche maniera, molti miei studenti mi hanno detto, guarda Simone, intervieni su questa cosa in base a quello che può essere la tua esperienza di studio, le tue conoscenze, eccetera. E questa è stata un po' la mia fortuna, avere tanti agenti che mi seguono mi ha anche permesso di fare determinate cose che mi hanno permesso di dare una soluzione definitiva a questo tipo di problema, ok? Per cui la prima cosa che ho fatto è interrogare questi studenti facendo una domanda molto semplice. Quali sono le domande che ti hanno fatto durante l'esame? E ho scoperto, dietro sostanzialmente un'analisi di più di 200-250 risposte, che da Torino a Palermo e le varie camere di commercio, commissioni, e hanno un pattern comune di domande. Non so se voluto, ovviamente è perché sono attinenti, perché molti sono ovviamente attinenti alla nostra attività, per cui c'è una logica ed è ovviamente capibile, però ci sono delle domande
che le fanno sempre. Ci sono delle domande che fanno molto spesso, ci sono delle domande che fanno abbastanza, ci sono delle domande che fanno poco, ci sono delle domande che non fanno mai. Per cui è chiaro che il fatto non ho tempo e troppi argomenti possono essere sostanzialmente riassunti in un metodo che ci permette di, che mi ha permesso sostanzialmente di sbobinare mille e rotti pagine, non mi ricordo, trasformandoli in micro lezioni su micro argomenti verticali che andavano a rispondere a tutte le domande che facevano durante le commissioni, ma non solo, andare a creare una sorta di portale, piattaforma, che potesse darmi la possibilità di studiare anche con un ordine di priorità. Banalmente, un motore di ricerca dove tu andavi a inserire tipo una sezione, mediazione e domande che fanno sempre o ad alta possibilità di frequenza, e ti venivano fuori sostanzialmente tutti gli argomenti che devi tassativamente sapere perché sono domande che ti fanno. Oppure andavo nella sezione magari di catasto e andavo, scusate, di estimo, e sostanzialmente mettevo partimi con gli argomenti che mi fanno sempre a quelli che non mi fanno mai, andando a studiare ovviamente con un'enfasi superiore gli argomenti che so che mi fanno delle domande dove io devo essere super preparato. Gli ultimi è chiaro che me le devo andare a guardare perché le devo guardare, ma ovviamente il mio focus, la mia attenzione sarà superiore su quelli ad alta frequenza, quelli che mi fanno sempre. In seconda battuta, un altro aspetto importante è che sul tema del non ho tempo non c'è più da leggere un libro, semplicemente perché quello l'ho già fatto io, ho tolto tutto quello che non serve e banalmente una risposta a che cos'è una fideuzione, che banalmente è esposta in alcuni libri in 14 facciate, è un video di 3 minuti. Capite che il tempo lo andiamo a recuperare semplicemente perché io ho già fatto un lavoro di selezione, di riassunto, ma allo stesso tempo che è quello che ci serve, che dovete sapere su quel tema specifico. Ci sono alcune cose che non gliene frega niente nessuno, ok? Voi dovete capire il concetto e rispondere correttamente, non andando al di là, anche perché non c'è un voto, ragazzi, cioè o passi o non passi, non è come all'università che ti danno non te ne frega, tu devi passare. Per cui il concetto è passarvi argomenti che siano l'indispensabile per passare, ok? L'altra cosa molto importante, invece, è sul tema del non studiare. Per cui all'interno di questa piattaforma, oltre abbiamo visto avere un motore di ricerca con il riassunto in pillole dei vari argomenti in risposta alle domande più frequenti o meno frequenti in ordine di priorità, che tu avrai la possibilità di selezionare, c'è anche la risoluzione al tema non so più studiare. Per cui banalmente, e quello che ho fatto è semplicemente ingaggiare una persona esperta in apprendimento che dai video vi insegna come studiare, ma non per imparare a memoria, ma per apprendere, che è una cosa completamente diversa. Se tu apprendi una cosa a distanza di 6 mesi, tu quella cosa la sai ancora, perché non l'hai imparata a memoria, l'hai appresa. Quindi c'è un metodo step by step che mi insegna come apprendere i concetti che sono espressi in tutti i contenuti video che ho fatto. Ok? Per cui ribadisco, non serve più il librone, se volete averlo prendetelo per amor del cielo, non serve più il tema relativo al sottolineo, no, ok? Questo lavoro l'ho già fatto io per voi, ci ho messo 3 mesi a farlo, ringrazio ancora i miei studenti che mi hanno dato la possibilità di capire quali sono le domande che fanno più spesso, che devi sapere, fino a quelle che non fanno mai, che magari devi solo capire di che cosa intendiamo, ma questo è assolutamente importante. Per cui la risoluzione a non ho tempo, non so più studiare e sono troppi argomenti di cui non so neanche di che cosa stiamo parlando, è stato sostanzialmente bypassato da questa nuova piattaforma che si chiama Esame e Agente Immobiliare. Trovi tutte le informazioni, il link in descrizione, eccetera. Ovviamente all'interno di questo avrai anche la possibilità di simulare l'esame coi quiz. C'è un altro aspetto molto importante per chiudere. Ho cercato di dare anche un po' di peso agli stati emotivi. Allora, molte persone, magari che si erano anche preparate, arrivavano in commissione che era come se si staccassero il cervello e lo mettessero nel comodino, per cui scena muta perché non si ricordavano niente. A questo punto ho pensato, oltre ad aver fatto i contenuti io riassunto, diviso per priorità, aver preso un esperto di apprendimento rapido che vi passerà tutti i concetti per imparare e non imparare a memoria, ho deciso anche di ingaggiare uno psicologo che gestisce
manager piuttosto che liberi professionisti, persone che sono soggette ad alto stress, per passarvi un percorso che vi serva per la gestione dello stato emotivo dell'ansia, della paura o tutta questa roba qui. Per cui all'interno di questo percorso di piattaforma Esame Agente Immobiliare troverai tutti gli elementi necessari che ti possono servire per passare a questo esame di agente immobiliare e fare in modo che diventi la tua professione, che ti dia tutti i benefici del caso, ti faccia guadagnare tanti soldi e ti permetta di vivere la vita che vuoi. Per chi è interessato a tutto questo, sotto è il link in descrizione. Ragazzi, vi faccio un in bocca al lupo all'esame e statemi bene.